Buongiorno da REAS 2021, siamo in compagnia di Ezio Menna, anima di STEM e di numerosissimi altri progetti che ora ci racconterà. Pochi giorni fa eravate a Clermont-Ferrand e la settimana prossima o fra qualche giorno tornerete in Francia per un'altra manifestazione di grande respiro. Adesso ci troviamo nel pieno di una sorprendente edizione di REAS che già ieri ha fatto registrare un incremento dei visitatori addirittura rispetto al 2019. Ecco, siamo quindi nel pieno della ripresa delle manifestazioni fieristiche. È il ritorno alla pre-pandemia o è una nuova normalità? Per noi è cambiato tutto, perché questo periodo di pausa ci ha dato l'opportunità e la necessità anche di pensare al futuro, al dopo pandemia. Quindi abbiamo investito tantissimo, tutta l'azienda si è impegnata in questo percorso e abbiamo in questo modo potuto sviluppare diversi nuovi prodotti legati alla pandemia. Si avverte anche entrando nel vostro stand, si vedono alcune cose totalmente nuove. Che sono abbastanza visibili, abbastanza vistose, diciamo. La pandemia vuol dire biocontenimento, vuol dire sanificazione, protezione degli equipaggi durante i trasporti contagiosi e quindi su questo ci siamo concentrati. Abbiamo sviluppato degli importanti progetti di biocontenimento sia fissi sull'ambulanza che mobili sulle barelle. Per cui, mentre molti esperti parlano di questa come si sta aprendo come l'era delle pandemie oppure l'era del contrasto ai disastri naturali causati dai cambiamenti climatici, c'è una speranza perché guardando a voi uno dice saremo pronti, arriveremo preparati a tutto questo. Noi stiamo cerchiamo di fare la nostra parte soprattutto. Anche perché questo è il nostro mestiere e quindi abbiamo cercato di trovare cosa poteva servire al mondo, al nostro mondo, al mondo in cui noi operiamo per far fronte al meglio a quelli che sono i problemi di tutto il nostro parco, diciamo, di utenti. Certo, noi la lotta all'inquinamento è limitata, però possiamo dire che la lotta ai pesi è anche una lotta all'inquinamento, quindi la ricerca di soluzioni sempre più leggere, soluzioni sempre più che richiedono meno consumi di carburanti fossili per il trasporto, anche questo, diciamo, va nel senso di un futuro più ecologico. Avete anche una medical bike? Ci siamo appoggiati a un'azienda specializzata in biciclette di qualità per allestire un modello di bici elettrica con pedalata assistita, con delle caratteristiche che si adattassero bene sia ai centri cittadini, urbani che campestri, per interventi nei grandi eventi, nelle grandi fiere, e quindi nei centri urbani, e quindi con tutte le dotazioni utili necessarie per questa cosa. Quindi è un prodotto che può avere il suo interesse. E abbiamo pensato di portarlo qui in fiera, dove peraltro si torna finalmente ad avere anche un contatto vero con le persone e forse quindi anche un riscontro delle idee, esatto, dei progetti o forse degli stimoli. Come sta andando in questo senso REAS 2021? Tutti questi nuovi prodotti hanno attirato molta attenzione perché abbiamo sempre cercato di fare qualche cosa che andasse fuori dal normale, che avesse veramente qualche cosa di particolare, di innovativo. E quindi sia dal punto di vista del biocontenimento, dove abbiamo fatto delle soluzioni rigide, non morbide, quindi soluzioni facilmente sanificabili, facilmente utilizzabili, quindi cercando tutte le soluzioni per rendere semplice l'utilizzo e sicuro. Questi sono stati dei progetti dettati dalla pandemia, però la pandemia ci ha dato l'opportunità in questo periodo, diciamo, di pausa e di riflessione di portare avanti un altro progetto importantissimo. È un progetto che ha le sue radici in diversi anni fa. Abbiamo deciso di metterci nel campo delle barelle con una barella robotizzata, e una barella che vede, sente e si muove. Quindi vede perché ha una camera che consente all'operatore di capire dove sta andando e di inserirsi nell'ambulanza nel migliore dei modi. È una barella modulare, può ospitare diverse unità differenti di trasporto, quindi da una barella normale a una barella di biocontenimento a una barella per trasporto neonatale o trasporto pediatrico. Quindi
a seconda del modulo inserito, lei si capisce che cosa sta trasportando e si muove nel modo opportuno. Si può inclinare, si può alzare, abbassare, ed ha un'architettura completamente innovativa. E quindi trasformerà probabilmente sì, profondamente. Questo è il nostro motto, noi vogliamo definire una nuova era. Le barelle fino ad oggi sono sempre state caratterizzate da una meccanica che si è ripetuta negli anni ed è sempre quella da 100 anni. Noi invece abbiamo rivoluzionato completamente questa tecnica, abbiamo voluto presentare un progetto completamente innovativo. Che fra l'altro sarà probabilmente anche molto protagonista l'anno prossimo in occasione di Interschutz, la quinquennale. Voi ci sarete? Saremo anche Interschutz, sicuramente saremo anche Interschutz. Che cosa vi attendete da questo appuntamento europeo? Il prodotto è stato presentato a una cerchia di clientela selezionata. Non abbiamo voluto fare una presentazione pubblica perché volevamo avere appunto un feedback di quello che sono i clienti più qualificati. Il fatto è stato superiore alle aspettative, quindi siamo molto soddisfatti di questa cosa e quindi pensiamo che anche in Germania, in Tessur, ci sarà sicuramente un certo interesse. E noi prevediamo un periodo di test sul campo con dei clienti selezionati per diversi mesi in modo da affinare tutte eventuali piccole cose che possono essere ancora modificate. Una cosa importantissima è il Total Global Care, che è un sistema che noi attueremo su questo prodotto e su tutti i prodotti della STEM, dove avremo un sistema di connettività che consentirà di avere in tempo reale la condizione di utilizzo dei nostri prodotti e l'eventuale necessità di manutenzione o di riparazione. Esatto. Quindi questo consente di dare sicurezza al cliente. Il cliente sa che il suo prodotto è sotto controllo, è controllato e quindi sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista assicurativo, dal punto di vista infortunistico, professionale, quindi anche di svolgimento del proprio lavoro, sa che ha un prodotto affidabile. E quindi questo è un passo importante che stiamo portando avanti e penso che nel mondo futuro sia una cosa fondamentale. Bene, allora i migliori auguri per il massimo risultato su tutti i fronti e buona fiera. Grazie. Grazie.